ritrovati carissimi amici di FantaWorld, il quarto appuntamento con il video, i nostri commenti ai vostri sondaggi su Instagram. Allora, oggi ne ci occuperemo di 5 sondaggi, come appunto come nel terzo appuntamento. Noi vi abbiamo proposto, anzi se proprio dobbiamo dire tutta, Salvo e Fabio. Mi prendo la responsabilità. Solo Salvo vi propone questi sondaggi esclusivi su Instagram, quindi per interagire con voi e per rendere ovviamente attiva la nostra community, voi date un parere, noi ovviamente raccogliamo questi dati, anche perché il campione di risposte, no, tu mi confermerai. Sì, ho aumentato 2000-2200, ecco, in media. Perfetto, e quindi noi poi andiamo a commentare in un video appunto tutto ciò che pensiamo noi su questi risultati. Ovviamente vi invito a seguirci su Instagram, così più siamo meglio è. E più proviamo nuovi contenuti. Esattamente. Allora, prima di iniziare però ad analizzare i 5 ballottaggi di oggi, direi di scaricare l'app OneFootball, è sempre una buona norma, no? E ovviamente trovate sempre il link in descrizione, sia per iOS che per Android. È un'app ovviamente ottima per anche restare aggiornati su tutte le statistiche riguardanti anche questi giocatori di questo video. Quindi scaricate l'app OneFootball. Allora, iniziamo dalla porta, da chi difende sì, i pali. Iniziamo con una sfida fra due dei migliori portieri anche della scorsa stagione, due dei migliori portieri in assoluto, forse direi, in Serie A, per potenzialità. Sì, per valore assoluto. Esatto, sì. Che sono Sirigu e Musso. In questo ballottaggio vince Sirigu 54-46%. Certo, è una differenza che non è ampissima. Allora, parliamo di due porteri innanzitutto che sono secondiscio slot. Esatto, Cioè non puoi fare un primo slot con uno dei due. Esatto. Quindi subiranno varie svariati gol, però in provincia non credo ci sia qualcuno migliore di loro. Tra l'altro sono anche due dei migliori portieri per quanto riguarda il modificatore. Esatto. Sì, appunto, sono ottimi portieri per quanto riguarda il modificatore. Stavo pensando però che la statistica di Sirigu della passata stagione è stata abbastanza negativa, mentre quella di Musso è migliorata tantissimo. Quella di Musso. Diciamo che Sirigu era stato molto meglio 2-3 anni fa. È stata veramente una quasi, non dico una saracinesca, ma... Però nonostante tutto ancora Sirigu viene... Sì, viene premiato, viene preferito a Musso, forse più che altro perché gioca in una squadra che... magari la gente pensa che possa arrivare più avanti rispetto all'Udinese. Sì, questa è l'unica spiegazione. Sì. Perché comunque i difensori che ha il Torino non sono eccelsi, così come quelli dell'Udinese. Esatto, esattamente. Quindi Musso viene da una stagione con record di clean sheet, se non sbaglio, ha fatto Musso. Più di 10. Sì, ma tra tutti i portieri della Serie A, quindi viene più di 10 giornate con abbastanza esaltante, quindi da questo punto di vista. Però io concordo insomma con la vittoria di Sirigu. Cioè io se dovessi investire un tot di crediti, rimetterei più su Sirigu. Assolutamente sì, pure io. Quindi concordo su questo. Scelta. Allora, ci trasferiamo invece a centrocampo, quindi passiamo dalla porta a metà campo, dove c'è un altro dubbio. Anche qui, non c'è così tanta ampiezza di vedute. Kučka e Locatelli. Vince Kučka 58-42. Certo, questo secondo me è una vittoria di Kučka data dal fatto che ha potenzialmente più bonus ed è rigorista. Penso appunto il rigorista del Parma, beh, abbiamo anche capito. A livelli di però modo, Locatelli, insomma, ragazzi, è di una costanza e di una padronanza del ruolo di centrocampo impressionante. Vabbè, ha fatto un bonus della scorsa giornata cioè l'anno scorso non ha segnato, mi pare. Se questo è il primo gol dopo forse dopo quello alla Juve contro il Milan. Forse potrebbe essere. Cioè io in questo caso invertirei le percentuali. Sì, diciamo che qua si va molto anche a, tra virgolette, speranza. Nel senso che io, per esempio, in un fantacalcio preferirei avere un Kučka, però. Perché preferirei sperare più nel bonus in ogni giornata. Però certo, avere un Locatelli che dici lo metto e pia minimo 6,5 ogni partita. Io sinceramente non la prendo Sì, diciamo che qui, esatto, è molto a preferenza. Cioè se tu hai, per esempio, un centrocampo con uno da bonus, metti Luis Alberto. Io poi preferisco avere un centrocampista come Locatelli. Certo, questo sì. In questo perché caso, tu il giocatore offensivo ce l'hai, però poi hai anche quello del 6,5. Questo sì, esatto. In quest'ottica è sicuramente migliore. Io preferisco alla lunga uno come Locatelli rispetto a Kučka. Ci può stare. Però comunque ci sta che la gente preferisce Kučka. Anche perché appunto i bonus sono quelli che contano, per cui diciamo ci può stare. Però Kučka porta cartellini, Locatelli è più corretto. Diciamo che poi a fine anno vedere anche una fantamedia generale tra Kučka e Locatelli sarà molto interessante. Fantamedia siamo lì. Quest'anno la possono giocare. Sì, molto. Allora andiamo invece ad un altro ballottaggio. Qui invece stravince, c'è una stravittoria direi a favore di Colley rispetto ad Agumè. Abbiamo scelto, anzi Salmo ha scelto questi due bei giovani, esatto, nonostante abbiano ruoli diversi al fantacalcio, lo diciamo, però questo volevamo vedere un po' chi che Colley promette di più. Allora sì, esattamente Colley comunque un nuovo acquisto del Verona, potrà trovare spazio con Juric sicuramente può valorizzarlo di più rispetto a come l'italiano può valorizzare Agumè. Sì, anche sono entrambi in ballottaggio.
perché comunque Colley ha Favilli, Kamic ne è arrivato, esatto, quindi esatto, ci sarà anche affollamento, c'è Salcedo nel Verona, esatto, insomma, l'affollamento c'è nel Verona, ecco, anche nel, come trequartisti, quindi certo sono due giocatori che sono in ballottaggio, sì, da prendere come scommessissime, esatto, come scommessissime. Uno, tra l'altro, io credo che appunto Colley, con tutti questi arrivi che hai citato, credo che potrebbe e giocherà sicuramente retrocedere non due, sì, sì, giocherà appunto nei trequartisti, quindi comunque lì ci sono Benassi, Barak e Zaccagni, ci mettiamo anche Colley, facciamo 2-2 e sono due coppie in questo momento, sì, sì. Agumè invece sì, ci sarà ballottaggio con i vari Pobega, esatto, Bartolomei, ma sì, Bartolomei insomma, maggiore, sì, diciamo maggiore, poi è quello che è praticamente intoccabile, quindi sì, sì, diciamo che ci può stare che vinca Colley anche perché è più offensivo, quindi diciamo semplicemente se ti vuoi concedere una scommessa Colley d'attaccante a uno, sì, da ultimo slot, a uno, da rientra slot nella lista dei giocatori che abbiamo consigliato come scommessa low cost, esatto. Allora andiamo a parlare invece del quarto ballottaggio. Sono due difensori che hanno cambiato maglia in questa sessione di mercato, Godin e Kumbulla. Quindi Godin, il nuovo acquisto del Cagliari, tra l'altro esordio con gol contro l'Atalanta, sì, per Diego Godin, certo, esatto, tra l'altro non ha preso un buon bonus, sì, però magari col bonus ha attutito, esatto, diciamo, questa brutta sconfitta, esatto, 5-3, esatto. E poi Kumbulla, che appunto è passato dal Verona alla Roma. Allora vince Godin 57-43. Allora qui io non sarei tanto d'accordo, se non okay, sempre per il fatto che forse Godin ha vinto proprio per questa sua propensione al bonus. Sì, i fantenatori lo sanno. Credo che però in questo caso, rispetto al caso di Pucci, non mi trovano d'accordo, perché per quanto riguarda un difensore, ovviamente è molto più raro avere dei bonus, certo, molto più casualità. Per questo, quindi in questo caso io avrei fatto vincere Kumbulla. Certo, il fatto che loro tendano a sperare nel bonus è una cosa positiva comunque. Assolutamente, assolutamente. Sì. Comunque Godin ha preso un brutto voto perché davanti aveva Zapata, il Papo Gomez. Ovviamente, non stiamo a discutere la qualità di Godin, però se non era per il gol poteva anche prendere 4,5. Sì, cioè, esatto, esattamente. Ovviamente prendere 5. Se non aveva di fronte due avversari come quelli, poteva anche fare 7-3-10. Sì, questo senza dubbio, però in generale comunque il meccanismo difensivo di sappiamo che Di Francesco non cura moltissimo. No, se non lo Godin è comunque un ottimo difensore, quindi molto spesso anche in una sconfitta del Cagliari futura sarà uno di quelli che si salverà, che potrebbe salvarsi, quindi comunque sì, è un buon difensore. Io però preferisco per esempio la costanza di Kumbulla, che può prendere magari più 6 consecutivi, più 6 e mezzo, rispetto magari a un 5 di Godin. Sì, magari a qualità di prezzo anche io sono più su Kumbulla in questo caso. Sì, in questo caso preferisco sempre sulla scia di Locatelli Pucci, preferisco Locatelli, qui preferisco anche io. Invece ho invece questa inverto questo trend proprio per il fatto del che sono dei difensori. Nei difensori è meglio tendere alla sufficienza, e alla costanza, esattamente. Allora chiudiamo invece con un altro bel ballottaggio, col dubbione, il dubbione, quello legato a Lautaro e Mertens. L'idea era chi è il miglior secondo slot praticamente c'è stato praticamente, non dico un plebiscito ma quasi, perché vince Lautaro 66-34, quindi certo Lautaro anche secondo me è giusto che abbia vinto questo ballottaggio, io per Mertens stravedo, però Lautaro titolare dell'Inter a fianco a Lukaku è comunque un ottimo, completa perfettamente il reparto d'attacco, ci può stare, è quello che secondo me troverà più staffetta con Sanchez, sì. Lautaro sì, però alla lunga gioca sempre praticamente, sì. Anche subentrando per esempio contro il Benevento subentrato, no, è anche voto sempre, ci mancherebbe, esatto, altro. E Mertens comunque il voto anche lui, sì, anche lui sempre, però adesso magari si è un po' allontanato più dalla porta, ma la vede lo stesso, la vede ovviamente, ci mancherebbe, sì, altro. Diciamo che Mertens è uno di quelli che abbastanza viene un po' sottovalutato, sì, però poi c'è sempre una garanzia, sempre una garanzia, l'anno scorso un po' deluso, sì, diciamo che alla lunga, e io poi sono d'accordo con la valutazione dei nostri utenti, credo che Lautaro chiuderà con non dico molti più gol di Mertens, ma se Mertens ne fa 10, per me Lautaro ne può fare 18, sì, tranquillamente, sì, diciamo, in una proporzione. Assolutamente sì. Lautaro Martinez, concordo con la vittoria. Assolutamente, sì, ma siamo tutti d'accordo. Metterei più crediti su Lautaro senza dubbio. Esattamente, sì, anche in vista dell'asta, sì, appunto. Sì. È assolutamente molto più consigliato Lautaro Martinez. Allora, fateci ovviamente sapere sotto YouTube, sotto Facebook, sotto Instagram, cosa ne pensate di queste nostre queste nostre risposte ai vostri sondaggi, i nostri pareri, ovviamente. Commentate, seguiteci quindi ovviamente su Instagram per appunto innanzitutto partecipare a questi sondaggi. E fateci sapere se avete nuove idee su Instagram. Fateci sapere se magari volete, sempre per quanto riguarda l'interattività con la community. Iscrivetevi ovviamente al canale YouTube, attivate la campanellina per ogni nostro video e come sempre un saluto da FanaWorld.